Un tempo eravamo un paese autentico, povero ma vero. Oggi passiamo le vacanze in coda al casello autostradale, bruciamo la cena seguendo le istruzioni dei tanti programmi di cucina. Il tempo libero lo passiamo ai videopoker e abbiamo rinunciato definitivamente a distinguere il vero dal falso. Ci riempiamo la casa di spazzatura, convinti di aver fatto l'affare perché l'abbiamo pagata poco. E non solo non sappiamo che cosa farcene, ma non sappiamo nulla di quei prodotti. Da dove arrivano, come sono stati realizzati, con quali materiali. Uno spettacolo a teatro per informare sui rischi della contraffazione. Già nel titolo un avvertimento: tutto quello che sto per dirvi è falso. Dopo il debutto al Teatro Goldoni di Venezia, per la prima volta in Toscana al Teatro Puccini, la vulcanica Tiziana Di Masi ha portato in scena lo spettacolo denuncia scritto dal giornalista Andrea Guolo. Dopo il successo della serata a ingresso gratuito, lo spettacolo ha replicato la mattina successiva per gli studenti delle medie superiori. È un grave problema e andrebbe risolto appunto non comprando questi prodotti contraffatti, anche perché appunto sono dannosi, soprattutto anche i giocattoli che vengono portati da paesi al di fuori dell'Italia che sono molto nocivi alcune volte. Secondo me con maggiori controlli in più luoghi è difficile, visto che c'è molta differenza di prezzi, cioè le persone tendono a comprare cose contraffatte invece quelle originali. Mettiamo in difficoltà i venditori appropriati che si trovano svantaggiati nei confronti di chi vende merce contraffatte. Il cromo isovalente è una sostanza tossico-nociva che non esiste in natura. Si forma se la pelle viene conciata male o con prodotti chimici di bassa qualità. Potenzialmente è cancerogena. Se sta a contatto con la pelle, provoca dermatiti croniche. Nello spettacolo l'attrice indaga per la prima volta con il suo teatro civile e di impegno sociale il mondo della contraffazione a 360 gradi e i settori dove il falso ha terreno più fertile, assicurando utili alle mafie che lo gestiscono. L'Osservatorio Anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze, attraverso una serie di attività rivolte anche ai più giovani, mira a diffondere la cultura della legalità e una corretta informazione su come difendersi da un problema sociale molto diffuso e pericoloso. Dal nostro punto di vista, fin dal elementare, cominciare a abituare i nostri bambini, i nostri ragazzi a scegliere e a capire il danno che procura il falso dall'autentico. Il mercato delle merci contraffatte in Italia ha un impatto economico sulla comunità di circa 7 miliardi di euro, sottrae circa 110.000 posti di lavoro regolari e costringe 115 milioni di bambini sotto i 14 anni a lavorare invece di andare a scuola. Il lavoro di gruppo svolto dai ragazzi delle scuole con il supporto della Camera di Commercio è proprio mirato a far comprendere quanti danni può fare il semplice acquisto di un paio di occhiali da sole falsi. Noi con due compagni di classe mia abbiamo fatto un video che in pratica faceva vedere come queste persone invogliavano a comprare cose contraffatte e infatti abbiamo fatto finta di far comprare un paio di occhiali da sole che poi sono rivelati falsi e questa persona che li ha acquistati poi è andata all'ospedale insomma e ha avuto un danno. Nei depositi di una delle più grandi aziende produttrici di pomodori, la R Industria Alimentare, hanno scoperto quasi 1 milione di barattoli di doppia conserva made in China. Sono 50 i clan ufficialmente coinvolti nel business della contraffazione e delle frodi alimentari.